cosa è stata abbastanza prolungata nel tempo, ha creato qualche paura non solo nelle civili abitazioni ma anche nelle strutture sanitarie. Noi abbiamo adottato una cautela di mettere i pazienti in condizioni di tranquillità e abbiamo provveduto a fare i controlli per vedere quello che era successo. Per fortuna sono tutte quelle cose assolutamente di superficie, non sono un ingegnere, non vi so dire, però insomma niente di strutturale, niente di problematico, che però le piccole crepe sulla parete non sono gradite nel momento in cui si sente il rumore del terremoto. I pazienti sono rientrati nelle loro stanze, stiamo riattivando la sala operatoria e andiamo avanti su tutto quello che era programmato in data odierna. Ci dovrebbero essere 37 pazienti, 36 o 37, adesso non vi so dire di preciso, ma dovrebbero essere 37.